Dopo il voto dei circoli, domenica 26, dalle 8 alle 20, si voterà in oltre 246 punti, il dato in continuo aggiornamento, sparsi su tutto il territorio della Sicilia. Nella federazione provinciale di Agrigento sono 34, mentre in quella di Caltanissetta 21. Così in Sicilia è partita l'organizzazione del Partito Democratico per eleggere il nuovo segretario nazionale tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. La lista dei seggi è in continuo e costante aggiornamento. Per individuare il seggio più vicino è possibile consultare il sito www.trovaseggio.primariepd2023.it. Le primarie sono un esercizio di democrazia fondamentale e una vera e propria festa per il Partito Democratico, afferma il segretario regionale Anthony Barbagallo. Sento il bisogno di rivolgere un ringraziamento in primis alla Commissione regionale per il congresso e al suo presidente Giovanni Bruno, a tutti i volontari, i militanti, gli iscritti, ai segretari delle federazioni provinciali e ai segretari dei circoli per il grande impegno profuso, senza il quale tutto questo non sarebbe fattibile. Potranno votare anche i non iscritti, versando la quota di 2 euro. Il voto online è stato limitato ai malati, ai disabili e ai residenti in località la cui distanza dei seggi renda particolarmente difficoltoso l'esercizio del voto, sulla base di criteri determinati dalla Commissione Nazionale per il Congresso, nonché alle persone residenti e o domiciliate all'estero. Per votare occorre presentarsi muniti di documento di riconoscimento e tessera elettorale.